Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del gambero Atiopsis molluscensis o Atia, o comunemente chiamato gambero radar, gambero dal ventaglio o gambero delle Molucche. È un crostaceo di acqua dolce e proviene dalla famiglia Atide. In natura lo troviamo nella zona dell'Indonesia. Il cosiddetto gambero filtratore ha una forma allungata con colorazioni dal rosso bruno all'ambrato, con una banda più chiara lungo tutto il dorso. Ha 6 paia di antenne, occhi neri posizionati ovviamente sul capo. Dispone di ventagli al posto delle chele, che utilizza per filtrare le microparticelle di cibo presenti in acqua e per portarsele alla bocca. Per spostarsi usa le zampe, ma possiede anche dei propulsori posti sotto l'addome che vengono usati per nuotare. Come quasi tutti i crostacei, la sua crescita è scandita dal cambio di muta. Sarà quindi facile trovare in acquario la sua vecchia pelle. Di questo gambero di acqua dolce ne esistono varie specie molto simili tra loro. Le più famose sono l'Atiopsis gabonensis, l'Atiopsis spinipes, l'Atia camerunensis e l'Atia lanipes. Il gambero radar ama moltissimo stare nelle zone di corrente, poiché sarà facilitato nella sua alimentazione. È un crostaceo molto pacifico e si adatta bene agli acquari di comunità. Consigliamo, dato che è un animale da branco, di acquistarne 4 o 5 esemplari. E tenete conto che i grandi predatori come ciclidi o barbi potrebbero andare appunto a mangiarselo. Comunque generalmente non viene mangiato da altri pesci perché appunto per le sue dimensioni. Un'altra cosa che vi consigliamo è quella di non inserirlo in vasche che non hanno il coperchio, perché potrebbe evadere. Non ci sono molte differenze fra maschi e femmine. Le uniche che potremo notare sono che il maschio è più grande, ha le zampe anteriori con la presenza di una sorta di uncini che serviranno poi per l'accoppiamento, per aggrapparsi sopra la femmina. Anche se l'accoppiamento è molto difficile in acquario di casa, il periodo di gestazione sarà intorno ai 30 giorni e dovremo provvedere ad alzare la temperatura intorno ai 26 gradi. L'Atiopsis è un crostaceo onnivoro e avrà, diciamo, due metodi per cibarsi. Il primo, quello più famoso, è quello appunto di aprire tutti e quattro i suoi ventagli, attendere che qualche microorganismo gli si attacchi per poi introdurselo in bocca. Un altro metodo che ha per mangiare è quello di stare sul fondo ed iniziare a portarsi la ghiaia e la sabbia sempre con gli stessi ventagli nella bocca. Quindi noi consigliamo di non dare cibo a questo gambero, se lo troverà da solo, anche perché l'acquario è pieno di queste microparticelle. Le dimensioni vanno da un minimo di 5 a un massimo di 8 cm. Lo spazio occupato sarà il più possibile vicino alla corrente dell'acqua. Il range della temperatura ideale va da 24 a 28 gradi. Il range del pH da 6,5 a 7,8. Il range del GH da 10 a 30. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH, KH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Se volete sapere altre informazioni riguardo ai gamberi, come le caridine, vi consiglio invece di guardare questo video. Vi ringraziamo per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Ti consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.